Oggi e domani si svolgerà la quinta ed ultima sfida del circuito nazionale di Coppa Italia Boulder. Qual è il programma? Allora, oggi siamo qui ad ospitare quest'ultima tappa di Coppa Italia al Parco Fluviale di Teramo. Come vedete alle mie spalle si sta svolgendo il primo turno delle donne, che durerà 2 ore, quindi abbiamo iniziato questa tappa alla grande, c'è pubblico che affluisce sempre di più. Invito tutti gli ascoltatori a seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook di Mondi Verticali e sul canale YouTube sempre di Mondi Verticali. Quanti sono stati gli iscritti? Abbiamo più di 100 iscritti, abbiamo una trentina di donne che adesso stanno battagliando su questi percorsi tracciati da Lorenzo Angelozzi. Abbiamo detto quindi 2 ore di gara, vengono da tutta Italia, Torino, Genova, Catania, quindi abbiamo preso un po' da tutta la penisola, quindi grande spettacolo qui al Parco Fluviale di Teramo. Quali sono le prospettive per chi vincerà il titolo? La prospettiva niente, sarà quella comunque magari di vestire la maglia della nazionale. Alcuni di questi atleti sono già in nazionale di questa specialità e quindi magari qualcuno che vorrà mettersi in mostra avrà questa possibilità. Con questo titolo è possibile accedere alle Olimpiadi? No, nel senso una gara di Coppa Italia non dà questa possibilità, però dà la possibilità comunque, ripeto, di mettersi in mostra per la federazione e quindi magari ambire innanzitutto ad una maglia della nazionale che già sicuramente ha un suo valore e poi perché no magari poi a provare ad arrivare alle Olimpiadi nel 2020.